con i primi cellulari, ce lo comprammo insieme a St. Moritz, sai, il NEC, quello grosso così con l'antennona lunga e lunga, poi ti racconto un aneddoto carinissimo. Abbiamo comprato tutti e due insieme. È una scena di 30 anni fa che comunque può essere, non ha tempo, perché questi incontri virtuali adesso insomma vanno molto di moda e noi siamo questi due poracci capitati a Milano che per un'interferenza entrano in collegamento, dando ognuno una versione di sé che non è la sua. Poi allo scontro, il bello è lo scontro, esce la natura propria di tutti e due. E poi invece li continuano a sognare. È stata divertentissima quella scena, divertentissima. E anche quella scena lì, quando noi ci incontriamo al semaforo che ci dobbiamo insultare, oggi non si possono più ripetere quelle scene per il politicamente corretto. E io mi domando, ma Rossellini, Pasolini, Ettore Scola, cosa avrebbero fatto se questo politicamente corretto bisognava eseguirlo ai tempi del neorealismo, dove hanno lasciato il patrimonio più grande della cinematografia italiana? Secondo me va un po' rivista questa regola, perché l'attore parla ed è amato perché parla con lo stesso linguaggio del pubblico, cioè il pubblico ama quel film, ama quell'interpretazione, perché in qualche modo quando va ci si rivede, tu non fai altro che anticipare quello che poi è il suo modo di esprimersi. Quindi noi non abbiamo fatto, adesso lo ritengono anche un po' volgare un certo linguaggio, sicuramente era goliardico, però uno se tu lo devi mandare a fa culo, non è che gli puoi dire, senta, se lei prende quel viale alla seconda a destra deve girare perché c'è il posto per tutti quelli che non sono simpatici come lei. Fai prima di vattene a fanculo, cioè è normale, però questo non si può più fare e quindi diventa tutto un po' poco naturale. La commedia ha sempre funzionato perché è la naturalezza. La commedia ha raccontato l'italiano nei suoi pregi, nei suoi difetti, in tutte le sue sfaccettature. E anche quello scontro, io a mattina se c'è uno che mi taglia la strada, non riesco, preferisco dire quello che è, anche se politicamente non dovrei farlo, magari mi beccherò una multa, però non sarei capace ad usare un altro linguaggio. E quella scena oggi non si potrebbe più fare, ma noi ridevamo perché quando le due macchine si incontrano e loro si insultano dai finestrini, lì c'era una macchina davanti, doveva riprendere i due che si arrivavano e con un piano americano riprendevano tutti e due e si sporgevano dal finestrino e si insultavano. Io quando arrivavo a quel semaforo e Cristian si affiancava, noi non potevamo fare così, che scoppiavamo a riderci in faccia, ma l'abbiamo fatto un sacco di volte. Alla fine non c'è stato verso, hanno messo la macchina qua per fare a buzzicona che mi dice lui e poi hanno rigirato la macchina di qua per dire quello che gli rispondevo io. Però ha funzionato e quello è un film a episodi sempre di Enrico Olduini, pace all'anima sua, che ci ha lasciato tanto insegnamento comunque perché la commedia insieme a Neri Parenti, a Evanzina è uno che l'ha saputa raccontare. E quel film lì era un film appunto a episodi. L'episodio dello scontro della macchina, Valentini Cleopatra e Proietti Cesare, era l'ultimo episodio che andava poi a sfumare sui titoli di coda, è stato l'unico episodio estrapolato da quel film, perché il nostro episodio era scritto dai fratelli Vanzina ed è stato inserito nell'archivio della cinematografia italiana. Non lo so, Perché eri. perché comunque Aurelio ha sempre investito, lui come la chiamava, lui la sua scuderia, sicuramente ha sempre puntato più sugli uomini e le donne, bene o male, quelle del momento, quelle che. C'è stato un periodo che non sono stata più chiamata, anche con un po' di. Ci sono fatte tante altre cose alle quali mi sarebbe piaciuto partecipare, però poi hanno fatto altre scelte di produzione. Però quando hanno rifatto che Paolo Vacanze di Ruffini Natale, ha fatto quel Super collage Vacanze di Super Natale. Vacanze di Natale, alla fine l'ho dovuto ammettere anche lui perché è stato tutto ricostruito lo chalet di Cortina, sempre a Cinecittà, ancora con tutte le C'ero, c'ero, costruzioni. c'ero che no. Alla fine, cioè, Paolo Ruffini mi chiama e dice: guarda, io non,
parte sono felicissimo di conoscerti, sto montando tu, non posso fare a meno di non montare le tue cose che sono quelle che fanno più ridere, cercando di non far arrabbiare qualche altra collega, però il materiale, quello più bello è il tuo. Infatti Aurelio alla sera alla mia fa: sei anche la protagonista di questo super vacanze di Natale. Ho detto: Aurelio, grazie a te, forse potevi investire un po' di più per la tua scuderia, gli hanno detto. Però sono felice di aver lasciato sorrisi, di aver lasciato questi ricordi, perché cioè, io ho un figlio di 23 anni, coetanei di mio figlio, ed è una generazione con la quale mi piace confrontarmi. Mi amano, mi seguono, perché comunque hai lasciato qualcosa di bello e sono strafelice io di questo.